Inventori, ricercatori, creativi e appassionati che sperimentano, spiegano, giocano e si divertono. È la festa dell'ingegno, la Maker Fair, che per il 10° anno porta la tecnologia e l'innovazione nel centro di Trieste. Una 2 giorni in cui bambini e adulti si ritrovano al picnic della scienza, dove si divora il sapere umano offerto dai ricercatori che raccontano anche l'invisibile. Sono delle particelle che vengono dallo spazio in maniera costante e continua. Però ci trapassano e noi non ce ne accorgiamo, ma questo ci permette di vederle e di rendere, diciamo, l'invisibile visibile. C'è chi cerca di smascherare Spider-Man generando un filo di nylon con l'aiuto della chimica e c'è chi tenta di indovinare quello che pensa un computer. C'è un computer che genera delle immagini casuali attraverso delle reti neurali e noi dobbiamo andare ad indovinare che parole hanno scaturito queste immagini, cioè che parole sono state usate per generare le immagini. Arrivano da Bratislava i robot usati per insegnare ai bambini a programmare, ma per avvicinare la scienza ai giovani ci sono anche gli studenti della scuola media Sveti Cirilli Method di Trieste. Noi stiamo filtrando l'acqua dell'isonzo per poi contare le colonie dei batteri cloriformi fecali che stanno nell'acqua per vedere se la possiamo bere e cose del genere. Dobbiamo imparare a capire, smontare e rimontare il messaggio della Maker Fair perché viviamo in un mondo definito dalla tecnologia, dai cellulari e dai gadget. Se li subiamo passivamente siamo soggetti, diciamo, non più attivi nel nostro sviluppo, dobbiamo imparare a conoscerli. Uno dei modi per farlo, uno è la scuola, lo studio, ma un altro è la passione dello smontare gli oggetti, del costruirsi gli oggetti da soli, del fare elettronica, del fare stampa 3D, tutto quello che fin da piccoli ci porta verso il futuro. Ospite d'eccezione Otto il Mammut, ricostruito dall'impresa triestina Zoic con le ossa provenienti da diverse parti del mondo, ma anche con i pezzi della Lego o con la sua copia stampata in 3D.